Quindi arriviamo alla prima presentazione, che è quella di Federico Correale, Santa Croce di Veneto Agricoltura, e farà una presentazione più di sistema, io direi, e su che cosa significa, qual è la valenza ambientale della filiera biogas-biometano sul mondo agricolo. Posso vedere qui, vi lascio. Grazie. Tanto grazie dell'invito. Dopo che Piero ha fatto questi accenni e ha, diciamo, presentato lo zuccherino dei contenuti che verranno poi trattati la mattina e anche dopo i cenni del Presidente Conti, spero di non risultare troppo scolastico nel mio intervento. In realtà ricordiamoci che se parliamo di scenari, e su questo cercherò comunque di essere il più breve possibile, stiamo parlando alla fine della fonte dei denari che arrivano su questo tema, perché di fatto tutte le strategie di incentivazione in realtà trovano la loro fonte in motivazioni che non sono solo d'impresa, come ovvio, ma sono anche di tipo ambientale legato a impegni non tanto regionali o nazionali, ma quanto internazionali. Quindi io credo che anche chi si occupa di tecnica del biogas tutti i giorni sia bene che tenga sempre presenti quelle che sono le linee di scenario complessive in cui ci stiamo muovendo. Il mio intervento dovrebbe parlare di economia circolare. Bene, il biogas oggettivamente è riconosciuto essere un tassello importante e uno scenario importante della cosiddetta economia circolare, che è un termine ormai abusato dove questi cerchi si chiudono sempre in maniera un po' fantasiosa. Non so se vedete i progetti di economia circolare che girano. In questo caso possiamo dire che ci siamo abbastanza. Parto infatti con questa slide. Ad aprile a Bruxelles sono stati presentati le 100 realtà italiane di economia circolare più virtuosa e il biogas italiano, cioè la filiera del biogas italiano su scala mondiale, direi non solo europea, è stato considerato uno dei campioni dell'economia circolare europea. Parliamo del biogas italiano e non di quello ad esempio tedesco o di altri paesi. Ricordiamo che l'Italia è il terzo produttore di biogas al mondo dopo Cina e Germania, quindi non stiamo parlando di una realtà di dettaglio, ma di una realtà internazionale importante, che poi si porta dietro le tecnologie, si porta dietro il know-how, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di un settore che effettivamente realizza e può realizzare delle realtà di economia circolare, sia sul fronte delle finanze, sia sul fronte ambientale. Vabbè, questo ovviamente era un premio di Legambiente, quindi diciamo, il background è sicuramente legato alle grandi sfide del cambiamento climatico, eccetera, eccetera. Ecco, un brevissimo excursus. Gli impianti di biogas agricolo, che sono quelli su cui io focalizzerò un pochino il mio intervento, sono, come vedete, una realtà importante in Italia. Le tre regioni, come sapete, che sono maggiormente interessate da questa produzione sono Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Il Veneto è la seconda regione, io rappresento un'agenzia regionale, quindi evidentemente siamo interessati, insieme alla regione stessa, a monitorare quella che è la situazione degli impianti sul nostro territorio. Abbiamo 234 impianti, di cui 14 non ancora in esercizio, all'ultimo rilevamento che abbiamo svolto insieme alla Regione Veneto. Gli impianti in esercizio quindi sono 220 per un totale di 157 megawatt elettrici. È una realtà quindi importante che è abbastanza ben distribuita nelle province della regione, ovviamente con l'eccezione della provincia di Belluno, che essendo un territorio primariamente montano, poco si presta, se non con piccole realtà localizzate, alla produzione di questo tipo. Vedete anche, dato che tutti voi conoscete, la potenza media degli impianti si attesta intorno al megawatt, che di fatto non è una scelta tecnica, ma è una scelta legata alle passate linee di incentivazione. Ci si è quindi attestati su un investimento massimo consentito dalle migliori linee di incentivazione del migliore nostro periodo, che come vedete da questo grafico e come tutti voi ben sapete è quello che va dal 2008 al 2012, in cui
oggettivamente noi abbiamo realizzato di fatto il parco impianti attualmente presente in Italia. E questo è un dato oggettivo, che siano impianti, come vedrete poi, di biogas fatto bene o fatto male, usando un termine che poi riprenderò, questo è il nostro parco impianti ed è quello poi di cui stiamo discutendo adesso relativamente alla possibile riconversione. Ecco, diciamo che la curva poteva andare in maniera diversa, invece come vedete, ecco, adesso è anche chiaro che le aspettative per le prossime barre di questo schema sono molto alte, però bisogna anche fare un'osservazione, la facevamo prima anche fra di noi. Quel risultato è stato ottenuto con un profilo di incentivazione che era il più favorevole d'Europa, in assoluto. Ovvero, bisogna essere molto onesti, lì noi abbiamo avuto per molti imprenditori un'alternativa di investimento rispetto ad altre forme di investimento, che era evidentemente più interessante. Tant'è vero che il secondo ciclo di incentivazione, che comunque era un ciclo interessante, ma meno interessante di quello precedente, evidentemente non ha reso più concorrenziale la realizzazione di impianti di biogas rispetto ad altre forme di investimento. Parliamo di aziende di una certa dimensione, quindi in grado di muovere finanze su diverse forme di investimento. Questo è importante perché chiudiamo qui la partita degli investimenti, che sono un elemento essenziale della realizzazione di un impianto, e andiamo a capire il perché della circolarità. Noi qua parliamo di un contesto, quello agricolo, molto complicato dal punto di vista dei flussi dell'energia e della materia. E assistiamo a un'evoluzione che dall'azienda tradizionale, che vedeva di fatto un'azienda di sussistenza con la zootecnia abbinata all'agricoltura in piccole aziende, un'evoluzione nei decenni su una specializzazione sempre più spinta, e la specializzazione sempre più spinta vede di fatto l'agricoltura sempre più separata dalla zootecnia in termini proprio fisici, non solo tecnologici. Ecco, quando si parla di rivoluzione dell'agricoltura legata al biogas, si parla proprio di questo aspetto qua, cioè di un'ulteriore evoluzione dell'azienda agricola verso un'azienda o un consorzio di aziende multifunzione, dove si ha una completa integrazione dei processi in agricoltura e si supera il gap che oggi in qualche modo divide il mondo della zootecnia da carne e da latte da quello dell'agricoltura estensiva, riportando insieme con un anello che tutto sommato può essere considerato l'anello mancante, una filiera di tipo tradizionale con conoscenze tecnologiche ben diverse da quelle di 50, 60, 100 anni fa. Ecco, quindi, come vedete da questo breve schema, che mostra chiaramente quali sono poi le connessioni. Qui si fa già accenno nel disegno, ovviamente questo è uno scenario di larga massima, alla possibilità di lavorare sul fronte agronomico. Il Presidente Conti ha già accennato al tema del carbonio nel suolo, che è un tema centrale, e quindi dell'ottimizzazione delle pratiche agronomiche ai fini sia alimentari che di alimentazione del digestore. Il gioco sta tutto qui, e anche le regole del gioco, scritte nei decreti, poi riprendono questi aspetti. Quindi, la sottile linea che divide la produzione food dalla produzione non food e la capacità che delle nostre aziende di gestire in contemporanea una o più produzioni nel ciclo annuale o pluriannuale e quindi non andare a interferire fra la produzione food e quella non food è una delle chiavi di volta del biogas fatto bene da una parte e dell'ottenimento dei massimi incentivi dall'altra, perché in caso contrario, come abbiamo visto, il biometano non può essere considerato biocarburante avanzato e quindi non entra nel novero di quei biocarburanti che a livello globale saranno sempre più favoriti negli anni a venire. Si passa quindi da un'agricoltura che uno schema tratto dal report biogas fatto bene del consorzio italiano biogas, che ha molto lavorato, come sapete, su questo tema, anzi ne ha fatto addirittura quasi un marchio di fabbrica. Però ricordiamo che il biogas fatto bene in realtà è un tema che è stato coniato e riportato in un documento programmatico sottoscritto da molti soggetti, fra cui alcune regioni, CIP stesso, FIPER, anche noi come Veneto Agricoltura partecipammo alla costruzione di questo primo documento. Poi dopo loro hanno oggettivamente evoluto molto anche con studi
questo concetto, che però è ancora abbastanza di là da essere perfettamente delineato, perché gli elementi di tipo agronomico e tecnico-scientifico legati al ciclo della biomassa dal campo al digestore e poi di nuovo al campo sotto forma di digestato sono ancora diciamo non scevri da necessità di approfondimenti scientifici. Indubbiamente il biometano può rispondere alla caratteristica di biocarburante avanzato se prodotto con queste modalità e quindi rispetta pienamente la direttiva che voi sapete, quella dei cambi di uso del suolo indiretti, ILUC, Indirect Land Use Change, che è quella che sostanzialmente vuole garanzie che quando io produco un carburante avanzato non sto interferendo con i cicli di produzione del cibo, food. E con queste tecniche noi riusciamo a farlo. Riusciamo a farlo con un tassello che vi do di più. Come vedete nello schema, se io passo da una monocoltura tradizionale a una doppia coltura o a delle, come noi auspichiamo, a delle rotazioni più complesse, a un utilizzo di sottoprodotti più importante, andiamo, come vedete, a intensificare la nostra attività sul campo. E questo è un tema molto importante. Noi passiamo da un concetto, il vecchio concetto di agricoltura intensiva, dove per intensivo si intendeva uno sfruttamento eccessivo del suolo, invece a un'intensificazione della coltura realizzata con la finalità di riportare carbonio al suolo. Quello che si faceva una volta concentrando l'agricoltura e l'allevamento sulla stessa azienda. Lo schema, questo è uno schema un po' vecchio, ma i numeri sono quelli. Come vedete, rispetto alle altre fonti di carburanti, il biometano ha una resa per ettaro che è assolutamente non raggiungibile da altre fonti. È chiaro che qui è uno schema che si riferisce a produzioni sicuramente non di biogas molto bene, cioè a produzioni massimizzate presumibilmente con l'utilizzo di mais e quindi di ceroso di granella. Ecco, le stime, vabbè, anche questa è una stima che poi è stata ricorretta sui 10 miliardi di metri cubi, comunque il concetto è molto semplice, il comparto agricolo e la filiera del biogas può offrire a livello nazionale una carta importante da giocarsi sul piatto del protocollo di Kyoto e degli accordi successivi di Parigi, comunque degli impegni italiani per ciò che riguarda la sostituzione dei carburanti fossili. Sapete bene che il decreto che sta per uscire è in qualche modo strabico rispetto alle due possibili destinazioni del biometano e guarda con particolare attenzione i trasporti, proprio perché è lì che l'Italia ha un gap importante da colmare. E quindi sicuramente possiamo pensare che il mondo agricolo possa dare un contributo importante, perché questi sono numeri di un certo peso, tant'è vero che i soggetti interessati a questa potenziale filiera, nel momento in cui l'incentivo dovesse partire e fosse effettivamente interessante, sono molti e anche di taglia importante dal punto di vista imprenditoriale. Molto velocemente, la digestione anaerobica porta con sé alcuni benefit importanti. Il problema è comunicarli questi benefit, perché voi sapete che l'accettabilità sociale dei nostri impianti di biogas è legata ad alcuni concetti. Ad esempio, la gente non comprende che rispetto a un allevamento zootecnico tradizionale, un allevamento con impianto da biogas gestito adeguatamente ha un impatto sull'ambiente circostante molto inferiore, ha molti minori odori che la gente pensi, ecco, e ha un controllo molto maggiore e una stabilità molto maggiore delle biomasse nello stoccaggio. Lo stoccaggio ovviamente destinato alla fermentazione è chiuso, quando invece non sempre si ha la stessa situazione. Abbiamo, è evidente che rispetto alla non presenza dell'impianto zootecnico sicuramente abbiamo un impatto, la gente non vorrebbe vedere questi impianti che hanno comunque un impatto ambientale, ma il biogas è un tassello di miglioramento e di stabilizzazione della possibilità di gestire questi impianti e queste aziende zootecniche. Mantiene inalterata la disponibilità di nutrienti, voi sapete che l'azoto che entra nell'impianto è lo stesso che esce, sotto forma anche più stabilizzata. Abbiamo una riduzione di emissioni, perché non abbiamo emissioni a cielo libero e quindi abbiamo un controllo maggiore potenziale delle emissioni di gas climalteranti, e il digestato in uscita è di gran lunga più sostenibile delle filiere tradizionali di fertilizzanti chimici.
Cosa è indispensabile perché questo biogas sia fatto bene? È indispensabile che ci sia un legame fisico sul territorio, ovvero la distanza di utilizzo del prodotto in uscita, ovvero il digestato, è essenziale, la minima distanza è essenziale perché la filiera stia in piedi, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista ambientale. E l'altro tassello importante è il recupero del carbonio e dei nutrienti. Se per i nutrienti noi ormai le prove che abbiamo fatto parlano abbastanza chiaro, ci sono aziende che hanno totalmente sostituito, ove possibile, il digestato con la concimazione con urea o con sostanze azotate di origine industriale. Quello che invece ancora è da mettere a punto è il tema del carbonio, perché è ben vero che io concimando col digestato ricarico il suolo di carbonio, ma è anche vero che a seconda delle pratiche che io poi svolgo agronomiche, questo carbonio può o meno essere stabile nel suolo, e il mio obiettivo è che questo si accumuli, ovvero, come è stato anticipato dal Presidente, dal Presidente Conti, è assolutamente necessario che noi ricarichiamo i nostri suoli di sostanza organica con l'obiettivo di ottenere una maggior fertilità e evidentemente di rispettare poi gli impegni dell'Accordo di Parigi. E ricordiamoci che il suolo è il più grande serbatoio che noi abbiamo per accumulare carbonio. Non ci sono altri comparti che possono ottenere quei risultati. Ecco, ovviamente è inutile dire che il passaggio a biometano è visto con molto favore anche da aziende e da agenzie come la nostra, perché consente di superare un gap importante del biogas, il gap che porta alla produzione di energia elettrica con una resa energetica estremamente limitata. Se io devo fare un calcolo energetico, produrre energia elettrica col biogas grezzo è oggettivamente un processo a bassa efficienza. Il biometano mi consente evidentemente di superare il problema del recupero del calore, che negli impianti a biogas italiani non si riesce a fare praticamente mai, per tutta una serie di motivi, e evidentemente di aumentare di molto l'efficienza energetica del sistema. Ultima considerazione, l'evoluzione della filiera e le possibili prospettive. Da un punto di vista di un'agenzia che si occupa di ottimizzazione delle filiere da un punto di vista ambientale ed economico, il primo è quello di legare la dieta a rotazioni culturali un po' più evolute. Noi, allora, per un'azienda che ha sempre fatto mais e monocoltura, passare a una seconda coltura è già un salto, diciamo, di mentalità e anche tecnico importante. Si può fare di più, e anche nelle nostre aziende pilota dimostrative lo stiamo dimostrando. Più noi riusciamo a coprire il terreno, più noi riusciamo a produrre in secondo raccolto o in copertura biomassa che può poi passare attraverso il digestore, e più otteniamo una compatibilità ambientale del nostro sistema. L'uso crescente quindi degli scarti e dei sottoprodotti, qui evidentemente i limiti di legge diventano una questione essenziale, ma anche qui si è mosso tanto col decreto sottoprodotti, si è mosso tanto e si sono anche create tutta una serie di domande che negli anni vedremo come andranno a risolversi dal punto di vista operativo. Evoluzione di modelli di governance verso chiavi in mano del ciclo dell'azoto, cioè l'ideale per l'agricoltore è che il biogas gli levi il problema della gestione dei nutrienti, e questo già si verifica in alcuni impianti consortili dove l'impianto che produce biogas gestisce anche il flusso di biomassa in entrata e in uscita, ovvero riceve i liquami dai conferitori e ridistribuisce, addirittura spande, secondo il piano di spandimento aziendale, il digestato nelle aziende. Aziende che quasi quasi possono rinunciare alla botte da spandimento, perché hanno tutto gestito da terzi sostanzialmente. La certificazione dei processi, qui la qualità dei prodotti che entrano e del digestato che esce, e la sua certificazione diventa un elemento essenziale anche per l'accettabilità di questi impianti. E poi il potenziamento della ricerca, come dicevo prima, per rendere più concreto e stabile l'accumulo di sostanza organica nei suoli, quindi di carbonio. E questo si fa attivando reti di monitoraggio adeguate su protocolli che siano condivisi, quindi misurare la sostanza organica, la biodiversità nel suolo, la qualità del digestato e come il mio sistema suolo si evolve in presenza di una rete di impianti per la produzione di biometano. Quindi cosa più circolare della filiera del biometano? Circolarità dei cicli culturali, del ciclo del carbonio in entrata e in uscita, della gestione dei nutrienti e delle destinazioni finali, come vedete dall'immagine tratta dal sito di FCA, della Fiat, che ovviamente del metano ha sempre fatto una delle sue bandiere e che sta osservando con molto interesse, come altri soggetti, l'evoluzione del decreto biometano, perché ricordiamoci che
pur essendo estremamente interessante la filiera del biometano da rifiuti, comunque oggi la realtà vede in Italia un biometano per oltre il 90% prodotto in contesto agricolo. E è con questo che noi dobbiamo evidentemente fare i conti. Vi ringrazio.